Sì, un numero unico di emergenza che oggi parte nell'area metropolitana di Genova e entro aprile anche nelle altre province della Liguria, un numero al quale il cittadino può fare riferimento per qualsiasi tipo di emergenza. Ma qual è l'obiettivo di un numero unico di emergenza? È quello innanzitutto di selezionare subito le telefonate inappropriate, perché molti cittadini purtroppo fanno ricorso ai numeri di emergenza delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, del 118 in casi che non hanno nulla di emergenza, in modo tale appunto con l'112 l'operatore seleziona le domande e smista le centrali operative dei vari servizi che rimangono tutte operative le telefonate appropriate, per cui se si tratta di un incendio ai vigili del fuoco, se si tratta di un tema legato alla salute al 118. Direi che è un successo straordinario del nostro sistema, è un successo straordinario ancor più per noi che in un anno, in qualche modo, e poco più che siamo in carica, siamo riusciti a cogliere, a candidarci e a cogliere questo obiettivo, essendo la seconda regione d'Italia sostanzialmente che attiva questo tipo di sala. Soprattutto direi un successo per i cittadini che avranno un unico numero e un servizio che comporterà assolutamente più garanzie per tutto quello che riguarda le loro emergenze nella vita. Per la Liguria ci sarà la novità della Guardia Costiera. Noi nel brevissimo futuro dovremo collegare la centrale unica dell'112 con la centrale del 1530, in modo che se qualcuno da piccoli natanti sotto costa dovesse chiamare un numero qualsiasi, perché il problema è che non si ricorda sempre il numero giusto quando è il momento, la centrale unica del soccorso dell'emergenza sarà in grado di collegare con la centrale della Guardia Costiera e quindi inviare i soccorsi molto rapidamente. È già attivo, è attivo sia dal punto di vista della ricezione della chiamata e quindi della fonia, sia dal punto di vista della localizzazione con i dati che provengono dal CED, cioè dal Centro di Elaborazione Dati Interforze del Viminale, che garantisce appunto l'arrivo della localizzazione precisa sul territorio della telefonata e dell'identificazione nel momento in cui il cittadino chiamasse da un telefono fisso. Il cittadino vedrà il beneficio immediato, diretto, immediatamente intelligibile, relativo al fatto che chiamando un unico numero, potendo chiamare un unico numero, avrà automaticamente l'attivazione del servizio di emergenza che è appropriato a quelle che sono le esigenze che in quel momento sta vivendo. Dal punto di vista del sistema, che poi si riflette sul beneficio al cittadino, noi avremo un filtro delle chiamate, quindi una riduzione poi delle chiamate che concretizzano un'esigenza reale operativa di oltre il 60%, noi abbiamo stimato negli altri bacini dove il servizio è già attivo. Questo farà sì che quindi gli operatori dell'emergenza saranno dedicati in maniera più appropriata, meno distolta dalle vere reali emergenze, e quindi questo comprenderete che è un beneficio enorme anche in termini di immediata attivazione poi degli interventi operativi. Beh, la Liguria è la terza regione che approda alla realizzazione di questo sistema. La prima è stata la Lombardia, che, insomma, sulla quale facemmo la prima sperimentazione, il Lazio, dove abbiamo approfittato anche dell'opportunità del Giubileo per creare, come dire, un bacino di sperimentazione ulteriore molto fondante. La Liguria, sicuramente arrivando per terza, è una delle regioni più avanzate, sicuramente di quelle che danno la maggiore affidabilità anche di sperimentazione in termini continuativi del progetto. Certo.